questo appuntamento nell'ambito della Festa di Scienze e Filosofia della città di Foligno. Abbiamo gradito ospite per la seconda volta nell'ambito della festa l'ingegner Giudice Andrea, grande collezionista e appassionato di Escher, tra le altre cose perché nella sua vita scopriamo dei lati veramente poliedrici. E per me è stata un po' una scoperta anche presentare l'ingegner Giudice Andrea, ingegnere perché è un ingegnere elettronico, si occupa anche di visione artificiale, appassionato di tecnica dell'image processing, quindi elaborazione immagini tramite computer. È stato fondatore nel 1980 ed è presidente della Microtech di Bressanone, azienda leader per quanto riguarda i sistemi diagnostici industriali del settore del legno e del food. Fine tempi e scuole superiori, liceo classico di Bressanone, se non sbaglio, è stato un grande estimatore dell'arte di Escher. È proprietario di una delle più grandi collezioni al mondo delle opere del maestro olandese, collezione che ha fatto un po' il giro di quasi tutto il mondo, New York, Singapore, Barcellona tra i vari luoghi. Ha ricevuto riconoscimenti a livello professionale, uno dei più importanti, il conferimento del 2016, il premio Wallenberg, consegnatogli a Stoccolma in Svezia direttamente dal re di Svezia. L'incontro, professore, con Escher è stato un incontro quindi avvenuto, scusate, l'ingegnere in giovane età. Poi magari aneddoti potrà no, dargli direttamente l'ingegnere, però all'interno di una rivista di scienze poi americana, anche un po' vecchiotta perché era del 61, quando insomma il professore era ormai più grande, penso parleremo più o meno fine anni 70, primi anni 80 all'incirca. 14 anni, quindi intorno al 79-80, e rimane colpito da queste immagini e poi trova anche delle corrispondenze. L'ingegnere ha radici calabresi, però poi diciamo, ha speso la sua vita essenzialmente nel nord Italia, a Bressanone. E anche Escher di fatto era un nordico che però era innamorato del Mediterraneo e queste corrispondenze un po' particolari evidentemente hanno colpito l'ingegner Giudice Andrea. E da lì è nata una passione che coltiva ancora oggi. Io non voglio tediarvi oltre, annoiarvi oltre, lascio quindi la parola all'ingegnere che saprà, penso, farvi entrare nel mondo di Escher, artista che credo più o meno tutti conoscete, ma per chi magari sarà un po' più a digiuno, l'ingegnere darà le indicazioni fondamentali. Grazie per essere qui con noi oggi. Grazie. Mi sentite? Sì. Sì, innanzitutto buon pomeriggio a tutti. Sì, io parlerò di MC Escher, l'artista che ho sempre amato e che ho conosciuto, come è stato detto, quando ero ragazzo, vedendo le immagini delle sue opere su Scientific American. Tutti quanti conosciamo le opere più famose di Escher. Questo è Relativity, dove ci sono questi omini che salgono e scendono per le scale. Non si vede? Ah, c'è qualche problema. Io qui vedo. Eccolo, ce l'abbiamo adesso. Questo è Relativity, torno prima, vi faccio vedere Escher, questo è MC Escher. Amava guardare nelle sfere perché quando guardi in una sfera vedi, i tuoi occhi sono esattamente sempre il centro, quindi tu sei il centro e tutto il mondo è riflesso sulla superficie della sfera, quindi tu sei al centro del mondo. E niente, queste sono le opere più famose di Escher, Relativity, dove vedete questi omini che salgono e scendono per scale, però in maniera su piani completamente diversi. E anche questa qui, un'altra opera famosa, conosciuta, che è quella che viene chiamata Ascending and Descending, Salire e Scendere. Dove c'è anche qui c'è un signore, un monaco che sale e continua a salire, anche se continua a girare in centro, ma lui continua sempre a salire, no? Questo è un altro di quei paradossi che Escher amava e che aveva fatto proprio in collaborazione anche con dei matematici. La struttura di questa opera gli venne data da Roger Penrose. Escher, come è stato detto, nasce in Olanda nel
98, studia ad Harlem arti grafiche e, come tanti artisti dell'Europa centrale, una volta finiti gli studi intraprende quello che si chiamava il Grand Tour, cioè veniva in Italia o anche diciamo nella penisola iberica alle ricerche delle radici della cultura occidentale. Escher viene in Italia, si innamora dell'Italia e si stabilisce proprio a Roma, dove resterà visitando il nostro paese ogni estate. Girava per l'Italia facendo il paesaggista, cioè disegnava paesaggi. Qui sono alcuni dei paesaggi, questo qua è Castrovalvera, per esempio, negli Abruzzi. Questo è Morano, è un paesino in Calabria, tra l'altro dove è nato mio padre. Quindi questo fu un altro elemento che mi in qualche modo lo vidi come un segno del destino, no? Che io dovevo occuparmi di Escher anche in generale. E questo è un altro, questo ad esempio è Moreale in Sicilia. Escher resta in Italia fino al 36, lui sarebbe rimasto anche più a lungo in Italia, però allora il regime fascista iniziò a creare problemi a chi non era italiano, agli stranieri. Escher venne arrestato proprio a Castrovalva perché c'era stato un attentato al re, e allora i carabinieri di allora, tutti quelli che erano diversi, no? Che in questo caso erano biondi invece, cioè, lui era biondo e venne messo in guardina e ci vuole l'intervento del console olandese per farlo uscire. E in più, a un certo punto, suo figlio è costretto a vestire l'uniforme di Balilla e esce infastidito, lascia l'Italia nel 1936. Lascia l'Italia, lui amava l'Italia, amava tutto il paesaggio italiano, va a vivere in Svizzera, dove si... Vedete, fa questa unica opera che fa in Svizzera, vedete proprio i colori, non si appassiona al paesaggio alpino, lui amava i paesaggi del sud Italia e quindi decide di fare un ultimo viaggio, contatta la compagnia Adria, che allora era Fiume, e chiede in cambio di un numero di stampe, chiede di poter fare un viaggio con una nave mercantile. Questi sono, diciamo, il percorso che lui fece, partendo da Venezia, arrivò fino, vedete, fece tutto il giro del Mediterraneo, arrivando a Granada, in Spagna, dove visitò l'Alhambra. L'Alhambra è una fortezza dei Mori, dove i Mori diciamo, governarono la penisola iberica fino al 1492, la data è facile da ricordare perché è la stessa della scoperta dell'America, e i Mori, questa era la loro reggia, e all'interno i Mori avevano chiaramente abbellito questa reggia, e la religione islamica, come voi sapete, non permette di raffigurare le immagini animate, no? Le persone, e quindi gli arabi usavano per abbellire queste la regge, le moschee, dei pattern o dei disegni geometrici. E Escher resta incantato da questa tecnica. Lui già in passato aveva proprio per questioni di economia, no, aveva fatto delle stampe usando un solo tassello, quindi l'idea di quella di tassellare il piano con figure geometriche l'aveva affascinato. Escher copia... c'è un problema tecnico di nuovo? Sì. C'è un tecnico, forse ci può aiutare a... fare duplicate. Va bene, sì. Quest'altro lo lascio acceso, devo spegnere. Questa è l'Alhambra, quella che raccontavo, la fortezza, la reggia dei Mori in Spagna.
Queste erano, adesso qui però non... Ecco, questo è una delle tassellature, una delle abbellimenti che i Mori facevano per abbellire le proprie residenze, le proprie moschee, e sono dei tasselli, erano fatte con delle piastrelle, quindi c'è abbastanza, come dire, logico usare un tassello, una piastrella e poi moltiplicarla, e chiaramente per riempire lo spazio, per riempire la parete, non doveva lasciare spazi vuoti. Escher le copia, le studia, e tornando poi in Svizzera, lui aveva un fratello che studiava, che era un professore di geologia all'Università di Leida, e i geologi si occupano anche di cristalli, no? E quindi le aveva fatto notare che il problema della tassellazione del piano, cioè di riempire il piano con dei tasselli, era molto simile al problema che i cristallografi avevano nel studiare i cristalli. Gli dà alcuni articoli scientifici e Escher li approfondisce e quindi inizia a sviluppare una propria teoria, perché i diversi modi in cui con dei tasselli si possono riempire il piano sono 17, Escher li esplora tutti quanti e a differenza dei Mori, lui però usa delle tassellature, diciamo, animate. Lui è il primo, non è proprio il primissimo, però praticamente il primo che lo fa in maniera, diciamo, sistematica, il primo a usare la tassellatura non con figure geometriche, ma con figure animate. In questo caso sono dei pesci. Escher ne farà tantissime di questi tipi di tassellature. E in generale, subito dopo, inizia a usare queste tassellature per generare quello che lui chiama metamorfosi, cioè sono delle tassellature che si modificano diventando altre strutture, e come vedete qui lui ha questo omino che tassella il piano, vedete qui in fondo la tassellatura, che però poi diventa una tassellatura puramente geometrica e diventa poi anche interpretata, cioè poi diventano delle case, in fondo c'è un paesaggio che sono tutti, Escher in questa fase non disegna più paesaggi nuovi, ma usa sempre disegni che aveva fatto in Italia, quindi in tutti questi disegni anche successivi che Escher farà, diciamo, l'elemento, se c'è un elemento naturale, questo viene dai suoi disegni fatti in Italia. Questo è forse la più famosa tassellatura che Escher, metamorfosi che Escher fa. Vedete, qui parte da dei quadrati che tassellano il piano. Voi sapete che il piano si tassella con le figure regolari, con dei quadrati, con dei triangoli, con degli esagoni. Poi chiaramente le figure regolari sono molto di più. Vedete qui, lui trasforma questi quadrati in lucertole che tassellano il piano, arrivano ad esserci degli esagoni, gli esagoni ricordano le celle delle api. A questo punto c'è più un passaggio, diciamo, più simbolico, le api diventano uccelli che diventano pesci, i pesci a loro volta diventano di nuovo uccelli di altro tipo, interviene un nuovo uccellino, questo rosso, che si tassella con l'uccello bianco e l'uccello nero, anche qui diventa di nuovo, si ritorna alla figura geometrica che diventa struttura di un villaggio. E questo villaggio è il villaggio di Atrani, che si trova in Corsiera Amalfitana. E vedete poi anche qui di nuovo un elemento, la torre, gli scacchi, si torna di nuovo alla struttura puramente geometrica. Escher però in questi viaggi non è solo l'Alhambra che lo colpisce, ma arriva anche a Malta. Questo è un disegno del porto di Senglea, a Malta. Questa è la stampa che poi Escher ne farà del porto di Senglea. Escher userà questa stampa per fare due opere che sono importantissime nell'analizzare l'opera artistica di Escher. Una è questa qui, che si chiama Balconi, ed è un'opera che, dove vedete, Escher inizia a lavorare su una trasformazione dello spazio, no? Quando uno disegna qualcosa in due dimensioni, qualcosa di tre dimensioni, può anche modificarlo, no? Cioè può iniziare a usare delle trasformazioni. E un'altra opera sempre basata su Senglea è quest'opera qui, che Escher considerava una delle opere sue più importanti. Lui era molto orgoglioso di aver fatto quest'opera. Ed è un'opera molto enigmatica, no? Perché vedete, c'è un signore, un ragazzo, che guarda un quadro, che è proprio Senglea,
il porto a Malta, e questo, c'è un ingrandimento, vedete, passando da destra a sinistra c'è questo ingrandimento, poi verso l'alto un altro ingrandimento, l'ingrandimento è su giù di un fattore 4, quindi 4 per 4 per 4, poi arriviamo a 256, e vedete che il quadro non è sempre stato snobbato. Però il grande successo di pubblico alla fine delle sue mostre e soprattutto diciamo è nazional popolare, no? Quindi e quindi oggi la critica lo apprezza, perché in realtà lui ha colto come pochi altri diciamo anche il sentimento del Novecento, perché il Novecento è stato un secolo dove ci sono state delle teorie scientifiche poco intuitive, no? Se voi pensate alla teoria della relatività, lo spazio che è curvo, oppure pensate alla teoria dei quanti, dove il rapporto fra causa e effetto viene messo in discussione, il tempo si può invertire, tutte queste cose strane che tutti noi abbiamo sentito, ma in realtà nessuno di noi ha, forse molti di noi non hanno capito cosa c'è dietro, no? Guardando le opere di Escher, questa idea per esempio dello spazio, no? Che è localmente esatto ma localmente può essere diverso, tutte queste cose ci permettono in qualche modo di intuire queste novità e quindi Escher è molto usato, no? Quando in articolo di relatività si vuole spiegare il concetto di spazio locale, proprietà locale, proprietà globale dello spazio, molto spesso si usano immagini di Escher, così come negli articoli di, diciamo, prima di psicologia si usa mani che disegnano. Quindi Escher è uno che ha riuscito più di altri a cogliere, secondo me, l'essenza del Novecento, e quindi credo che in futuro sarà sempre più apprezzato. Se c'è qualche domanda, prego. La prossima volta passo di sotto, così non vi disturbo. Buongiorno, io mi chiamo Nicoletta Bottalla e vorrei fare una considerazione che non riesco a formalizzare in modo molto corretto. Comunque, io trovo una notevole differenza fra questa mise en abyme tipica del cioccolato Droste o del quadro dei Pink Floyd rispetto a questa che abbiamo visto di Escher. Cioè, mentre in un caso è una mise en abyme telescopica, cioè che va anche all'infinito ma ci va in un modo lineare, nell'altro caso è una mise en abyme vorticosa. E io vedo che in questa differenza c'è proprio la comparsa del numero immaginario. È come se il numero immaginario ci desse una possibilità di profondità che non ci dà il numero naturale o razionale, insomma i numeri reali. Ok, questo volevo dire. Sì, no, diciamo che in generale sono trasformazioni conformi, cioè queste funzioni diciamo di variabile complessa, perché la variabile complessa è rappresentata da due numeri, no? Cioè c'è sia la parte reale che la parte immaginaria, quindi diciamo si può rappresentare su un piano, e le funzioni di variabile complessa in variabile complessa non sono altro che trasformazioni di punti del piano in altri punti del piano, e quindi sono adatte a fare queste trasformazioni, no? Di comprimere un'immagine, infatti si usano per esempio nell'analisi delle immagini, per esempio se uno un'immagine distorta, perché l'obiettivo è un grandangolare distorto, per rimettere a posto l'immagine si usano proprio questo tipo di trasformazioni. Quindi gli ingegneri usano molto spesso queste funzioni. Nel caso di Escher non è assolutamente una trasformazione, diciamo così, dove c'è soltanto un rimpicciolimento, no? Ma c'è anche una rotazione, e la funzione che ha visto quella E elevata al numero complesso, che è proprio, tiene conto di queste due cose: da un lato rimpicciolisce l'immagine
e dall'altro lo ruota. E questo è però, in realtà, è un effetto Droste, diciamo, un pochino più complicato, ed è questa una delle grandezze di Escher, no? Perché aver fatto un'immagine solamente rimpicciolendola una dopo l'altra sarebbe stato abbastanza banale. Lui, questo è, se uno pensa che lui non aveva nessuna preparazione di natura matematica, ma comunque aveva capito che doveva trasformare l'immagine mantenendo gli angoli, no? Quindi facendo una trasformazione, quello che oggi i matematici chiamano conforme. Però lui non sapeva cos'era una trasformazione conforme, l'ha fatto in maniera molto intuitiva, e questa è una delle grandezze di questo artista. Buonasera, sono Franco Marinelli. Volevo chiederle qual è il fine ultimo di questo percorso così singolare? C'è un matematico che non è artista, un artista che non è matematico. Che cosa voleva trasmetterci, secondo lei? Ma sa, Escher, questa domanda è stata molti dei quadri di Escher, delle stampe di Escher. Ognuno di noi ci può vedere tante cose, no? Spesso li scrivevano, oppure anche gli stessi matematici, parlando, per esempio c'erano dei matematici, vedendo questo quadro, diceva: tu hai rappresentato la superficie di Riemann, no? Ognuno ci vedeva qualcos'altro, però in realtà Escher faceva queste cose perché si divertiva a farle, cioè non aveva un fine, no? Lui gli piaceva studiare queste cose. Devo dire che io sono per esempio convinto che non solo io, ma anche Roger Penrose lo dice, che in realtà Escher, anche se non aveva una preparazione matematica, aveva un grande intuito matematico, e questo si divertiva a fare queste cose, si chiudeva spesso nel suo studio per giorni e giorni, pensando, ragionando su queste cose, facendo indispettire sua moglie, che poi alla fine, poverina, ha avuto anche dei problemi di depressione. Però lui stava ore e ore, giorni e giorni, a studiare queste cose, perché gli piaceva. Tutto lì, lo dice molto spesso: io lo faccio perché mi piace. Magari sollecito l'ingegnere su un'altra questione. Prima, parlando, quando ci siamo presentati, prima di poter accogliervi, mi ha parlato di un libro che è stato un po' un libro cult, mi diceva, negli anni 70, di fatto, per una generazione, di Douglas Hofstadter, giusto? Mi corregga se la pronuncia è sbagliata. Gödel, Escher e Bach. E si parla di un intreccio tra questi, quindi tra un matematico, tra un genio della musica, Bach, e lo stesso Escher. Non so, magari può essere utile forse per qualcuno, come è stato utile per me, perché è stata una scoperta questo testo, magari potrebbe essere utile qualche indicazione da parte sua. Sì, Gödel, Escher, Bach è un libro cult degli anni 70, vinse il premio Pulitzer. È un libro che penso tutti quelli della mia generazione hanno comprato, pochi l'hanno forse letto, perché è un libro certamente complicato, però è un libro che mette proprio in relazione questi tre grandi del Novecento, che sono Escher, anzi Bach, scusa, prima ancora del Barocco, e quindi Gödel e Bach. E Bach perché? Perché Bach, la musica di Bach, è una musica che è molto simile a tessellature, no? Voi le tessellature cosa sono? Sono altro che delle figure che ripetute, girate, o sono, una figura può essere spostata, può essere riflessa e può essere girata, no? Allora le tessellature, le 17 possibili tessellature sono proprio un insieme di queste cose qua. Tu fai una figura che una volta riflessa o girata
si interseca perfettamente con la figura originale e riempie il piano. E la musica di Bach non è altro, perché Bach fa la stessa cosa. Bach prende una serie di note, le gira, le riflette e poi le mette una sopra l'altra per creare quelle, che però crea delle armonie, no? Cioè, così come alla fine una tessitura di Escher è armonica, no? Perché riempie il piano, quindi soddisfa a questa esigenza di completezza. Così la musica di Bach è fatta anche lei così, no? È fatta da queste strutture che si ripetono ma si intersecano perfettamente fra di loro. E invece Gödel, proprio per l'autoriferimento, no? Perché il teorema di Gödel è un teorema che alla fine ha a che fare con l'autoreferenza ed è un grande anche lui del Novecento, ha messo ha praticamente minato le fondamenta della matematica, no? Per cui le cose non esistono, cose che non sono né vere né false, ma sono indicibili, e questo è un'altra cosa che però la dimostrazione del teorema di Gödel è un teorema che proprio va a vedere, usa proprio l'autoreferenza per dimostrare questa cosa, e per questo Hofstetter ha messo insieme questi tre grandi personaggi in questo libro bellissimo che vale la pena leggere, anche se un po' faticoso, ma che almeno la mia generazione ha molto apprezzato e ha un po' tutti quanti formati anche. Io mi domandavo se esistono rappresentazioni architettoniche dei disegni del lavoro di Escher, cioè se è possibile tridimensionalizzare questo magari in una forma, un mobilio o addirittura un palazzo, un edificio. Beh, diciamo che queste cose sono possibili perché Escher usa il piano bidimensionale, no? E disegna sul bidimensionale delle cose a tre dimensioni, e lì è possibile fare queste cose. Però chiaramente nelle tre dimensioni costruire cose del genere non è possibile. Quello che esiste invece sono delle cose che in qualche modo si ispirano ad Escher, no? Ci sono vari architetti, no? C'è per esempio Richard Hassell a Singapore, che quando costruisce le sue case mette queste scale e fa in modo che ci sia un certo... Invece la tessellatura, questa è una cosa che si usa molto in architettura, no? Perché in realtà è un modo per fare delle piastrelle, no? Invece di farle solamente quadrate, diciamo esagonali e triangolari, poi ci sono altre forme, tipo sono solo tre le tessellature possibili usando figure regolari, ma poi sono le tessellature con due figure regolari, sono quelle di Archimede, poi ci sono le 17 possibili fatte con le figure regolari, e queste invece in architettura sono spesso usate, cioè se io devo fare un edificio, farne la facciata, posso usare le tessellature di Escher. C'è il signore qui davanti. Buonasera. Allora, volevo chiedere una cosa. Recentemente siamo stati a Bruxelles e abbiamo visto il museo di René Magritte. Ecco, volevo capire come entrambi questi, diciamo, geni un po' estroversi del panorama pittorico del Novecento si sono influenzati tra di loro, e la dimensione onirica in Escher, ecco, se c'è anche questo aspetto. Sì, ma Magritte innanzitutto era forse il pittore più considerato da Escher, cioè lui aveva grande stima di Magritte. La critica dell'arte ha tentato spesso di mettere Escher in una casella, no? Cioè, cos'è Escher? Che tipo di artista è, no? E l'unico modo, forse, cioè l'unico che sono riusciti è definirlo surrealista, no? Come Magritte, oppure come Dalì. In realtà Escher è diverso, non può essere, perché Escher è molto più cervellottico di Magritte. Però Magritte, per esempio, se prendiamo quel famoso quadro, se non ricordo più il nome, dove lei c'è questa casa di notte col cielo invece di giorno, c'è un'opera di Escher che è notte e giorno, che è molto molto simile, no?
Quindi c'è effettivamente in questo modo si può dire che Escher è surrealista. Magritte fa la stessa cosa proprio quando c'è quella famosa il quadro della pipa, no? Che è il quadro del quadro, cioè anche lì c'è questo gioco tra l'immagine e il suo significato, e sono cose che sono in qualche modo anche escheriane. E quindi Magritte, certamente degli artisti del Novecento, è quello che forse è più vicino a Escher. Dall'unico che tanto apprezzava, no? Invece ce ne sono altri, c'è Vassarelli, per esempio, no? Che fa queste cose, ma Escher di Vassarelli non lo considerava, diceva che non gli piaceva. Però se uno domandava ad Escher qual era l'artista suo preferito, diceva Magritte. Sì, non ci sono altre domande, ci avviciniamo ormai allora alla conclusione di questo incontro. Mi piaceva chiedere all'ingegnere, prima ci ha parlato dei dischi anni 70, Pink Floyd, che spesso si sono ispirati nelle loro copertine, oppure bootleg in cui sono state utilizzate le loro immagini, ma c'è stato anche qualcuno che ha chiesto direttamente ad Escher il permesso magari di usare le sue immagini? Per un disco, per una copertina? Beh, come ho raccontato, quelli che hanno usato per primi le immagini di Escher sono stati gli hippie, no? Però gli hippie, in California in particolar modo, hanno iniziato a usare le sue immagini senza chiedere il permesso di Escher, perché erano un po' natura, erano hippie, erano già contro il sistema in generale, quindi figurati se chiedere il permesso. L'unico, diciamo, che ha chiesto il permesso che era un inglese, Mike Jagger dei Rolling Stones, il quale infatti voleva fare, quando ha fatto Let It Bleed, un disco, voleva mettere in copertina un'immagine di Escher, quindi ha chiesto ad Escher se poteva farlo, ed Escher innanzitutto scrivendo una lettera dandogli del tu, no? Escher, quando ricevette questa lettera, infastidito, gli rispose: innanzitutto io sono il signor Escher per te, non mi chiamare Mauk, e non gli diede il permesso. Sfortunatamente questo disco è uscito con una copertina insignificante, ed Escher ha forse perso un'occasione di collegarsi a questo grande gruppo. Ma Escher ha detto di no a tante persone, ha detto di no a Stanley Kubrick, lo chiamò quando ha fatto 2001 Odissea nello spazio. Sapete che conoscete la scena finale, no? del film, dove è sempre stato snobbato. Però il grande successo di pubblico alla fine delle sue mostre, e soprattutto è nazional popolare, cioè, no? Quindi quindi oggi la critica lo apprezza, perché in realtà lui ha colto, come pochi altri, diciamo anche il sentimento del Novecento, perché il Novecento è stato un secolo dove ci sono state delle teorie scientifiche poco intuitive, no? Se voi pensate alla teoria della relatività, lo spazio che è curvo, oppure pensate alla teoria dei quanti, dove il rapporto fra causa e effetto viene messo in discussione, il tempo si può invertire, tutte queste cose strane che tutti noi abbiamo sentito, ma in realtà nessuno di noi ha, forse molti di noi non hanno capito cosa c'è dietro, no? Guardando le opere di Escher, questa idea per esempio dello spazio, no? Che è localmente esatto ma localmente può essere diverso, tutte queste cose ci permettono in qualche modo di intuire queste novità, e quindi Escher è molto usato, no? Quando in articolo di relatività si vuole spiegare il concetto di spazio locale, proprietà locale, proprietà globale dello spazio, molto spesso si usano immagini di Escher, così come negli articoli di, diciamo, prima di psicologia si usa mani che disegnano. Quindi Escher è uno che ha riuscito più di altri a cogliere, secondo me, l'essenza del Novecento, e quindi credo che in futuro sarà sempre più apprezzato.
se c'è qualche domanda. Prego. Così non vi disturbo. Buongiorno, io mi chiamo Nicoletta Bottalla e vorrei fare una considerazione che non riesco a formalizzare in modo molto corretto. Comunque, io trovo una notevole differenza fra questa mise en abyme tipica del cioccolato Droste o del quadro dei Pink Floyd rispetto a questa che abbiamo visto di Escher. Cioè, mentre in un caso è una mise en abyme telescopica, cioè che va anche all'infinito, ma ci va in un modo lineare, nell'altro caso è una mise en abyme vorticosa. E io vedo che in questa differenza c'è proprio la comparsa del numero immaginario. È come se il numero immaginario ci desse una possibilità di profondità che non ci dà il numero naturale o razionale, o irrazionale, insomma i numeri reali. Ok, questo volevo dire. Sì, no, diciamo che in generale sono trasformazioni conformi, cioè queste funzioni diciamo di variabile complessa, perché la variabile complessa è rappresentata da due numeri, no? Cioè c'è sia la parte reale che la parte immaginaria, quindi diciamo si può rappresentare su un piano. E le funzioni di variabile complessa in variabile complessa non sono altro che trasformazioni di punti del piano in altri punti del piano. E quindi sono adatte a fare queste trasformazioni, no? Di comprimere un'immagine. Infatti si usano, per esempio, nell'analisi delle immagini, per esempio se uno un'immagine distorta, perché l'obiettivo è un grandangolare distorto, per rimettere a posto l'immagine si usano proprio questo tipo di trasformazioni. Quindi gli ingegneri usano molto spesso queste funzioni. Nel caso di Escher non è solamente una trasformazione, diciamo così, dove c'è soltanto un rimpicciolimento, no? Ma c'è anche una rotazione, e la funzione che ha visto quella E elevata al numero complesso, che è proprio, tiene conto di queste due cose: da un lato rimpicciolisce l'immagine e dall'altro lo ruota. E questo è però in realtà è un effetto Droste, diciamo, un pochino più complicato, ed è questa una delle grandezze di Escher, no? Perché aver fatto un'immagine solamente rimpicciolendola una dopo l'altra sarebbe stato abbastanza banale. Se uno pensa che lui non aveva nessuna preparazione di natura matematica, ma comunque aveva capito che doveva trasformare l'immagine mantenendo gli angoli, no? Quindi facendo una trasformazione, quello che oggi i matematici chiamano conforme, però lui non sapeva cos'era una trasformazione conforme, l'ha fatto in maniera molto intuitiva, e questa è una delle grandezze di questo artista. Buonasera, sono Franco Marinelli. Volevo chiederle qual è il fine ultimo di questo percorso così singolare? C'è un matematico che non è artista, un artista che non è matematico. Che cosa voleva trasmetterci, secondo lei? Ma sa, Escher, questa domanda è stata in molti dei quadri di Escher, delle stampe di Escher. Ognuno di noi ci può vedere tante cose, no? Spesso li scrivevano, oppure anche gli stessi matematici, parlando, per esempio c'erano dei matematici, vedendo questo quadro, diceva: tu hai rappresentato la superficie di Riemann, no? Ognuno ci vedeva qualcos'altro, però in realtà Escher faceva queste cose perché si divertiva a farle, cioè non aveva un fine, no? Lui gli piaceva studiare queste cose. Devo dire che io sono proprio convinto che non solo io, ma anche Roger Penrose lo dice, che in realtà Escher, anche se non aveva una preparazione matematica, aveva un grande intuito matematico, e questo si divertiva a fare queste cose, si chiudeva spesso nel suo studio per giorni e giorni pensando, ragionando su queste cose, facendo indispettire sua moglie, che poi alla fine, poverina, ha avuto anche dei problemi di
di depressione, però lui stava ore e ore, giorni e giorni a studiare queste cose perché gli piaceva. Tutto lì, lo dice molto spesso, io lo faccio perché mi piace. Magari sollecito l'ingegnere su un'altra questione. Prima parlando, quando ci siamo presentati, prima di poter accogliervi, mi ha parlato di un libro che è stato un po' un libro cult, mi diceva, negli anni 70, di fatto, per una generazione, di Douglas Hofstadter, giusto? Mi corregga se la pronuncia è sbagliata. Gödel, Escher e Bach. E si parla di un intreccio tra questi, quindi tra un matematico, tra un genio della musica, Bach, e lo stesso Escher. Non so, magari può essere utile forse per qualcuno, come è stato utile per me, perché è stata una scoperta questo testo, magari potrebbe essere utile qualche indicazione da parte sua. Sì, Gödel, Escher, Bach è un libro cult degli anni 70, vinse il premio Pulitzer. È un libro che, io, che, molto, che penso tutti quelli della mia generazione hanno comprato, pochi l'hanno forse letto, perché è un libro certamente complicato, però è un libro che mette proprio in relazione questi tre grandi del Novecento, che sono Escher, anzi Bach, scusa, prima ancora del Barocco, e quindi Gödel e Bach. Bach perché? Perché Bach, la musica di Bach, è una musica che è molto simile a tessellature, no? Le tessellature cosa sono? Sono altro che delle figure che ripetute, girate, o sono, una figura può essere spostata, può essere riflessa e può essere girata, no? Allora le tessellature, le 17 possibili tessellature sono proprio un insieme di queste cose qua. Tu fai una figura che una volta riflessa o girata si interseca perfettamente con la figura originale e riempie il piano. E la musica di Bach non è altro, perché Bach fa la stessa cosa. Bach prende una serie di note, le gira, le riflette e poi le mette una sopra l'altra per creare quelle, che però crea delle armonie, no? Cioè, così come alla fine una tessellatura di Escher è armonica, no? Perché riempie il piano, quindi soddisfa a questa esigenza di completezza. Così la musica di Bach è fatta anche lei così, no? È fatta da queste strutture che si ripetono ma si intersecano perfettamente fra di loro. E invece Gödel, proprio per l'autoriferimento, no? Perché il teorema di Gödel è un teorema che alla fine ha a che fare con l'autoreferenza ed è un grande anche lui del Novecento, ha praticamente minato le fondamenta della matematica, no? Per cui le cose non esistono, cose che non sono né vere né false, ma sono indicibili, e questo è un'altra cosa che però la dimostrazione del teorema di Gödel è un teorema che proprio va a vedere, usa proprio l'autoreferenza per dimostrare questa cosa, e per questo Hofstadter ha messo insieme questi tre grandi personaggi in questo libro bellissimo che vale la pena leggere, anche se un po' faticoso, ma che almeno la mia generazione ha molto apprezzato e ha un po' tutti quanti formati anche. Io mi domandavo se esistono rappresentazioni architettoniche dei disegni del lavoro di Escher, cioè se è possibile tridimensionalizzare questo magari in una forma, un mobilio o addirittura un palazzo, un edificio. Beh, diciamo che queste cose sono possibili perché Escher usa il piano bidimensionale, no? E disegna sul bidimensionale delle cose a tre dimensioni, e lì è possibile fare queste cose. Però chiaramente nelle tre dimensioni costruire cose del genere non è possibile. Quello che esiste invece sono delle cose che in qualche modo si ispirano ad Escher, no? Ci sono vari architetti, no? C'è per esempio Richard Hassell a Singapore
che quando costruisce le sue case, mette queste scale, fa in modo che ci sia un certo... Invece la tassellatura, questa è una cosa che si usa molto in architettura, no? Perché in realtà è un modo per fare delle piastrelle, no? Invece di farle solamente quadrate, diciamo esagonali e triangolari, poi ci sono altre forme, tipo sono solo tre le tassellature possibili usando figure regolari, ma poi sono le tassellature con due figure regolari, sono quelle di Archimede, poi ci sono le 17 possibili fatte con le figure regolari, e queste invece in architettura sono spesso usate, cioè per se io devo fare un edificio, fare la facciata, posso usare le tassellature di Escher. C'è il signore qui davanti. Buonasera. Allora, volevo chiedere una cosa. Recentemente siamo stati a Bruxelles e abbiamo visto il museo di René Magritte. Ecco, volevo capire come entrambi questi, diciamo, geni un po' estroversi del panorama pittorico del Novecento si sono influenzati tra di loro, e la dimensione onirica in Escher, ecco, se c'è anche questo aspetto. Sì, ma Magritte innanzitutto era forse il pittore più considerato da Escher, cioè lui aveva grande stima di Magritte. La critica dell'arte ha tentato spesso di mettere Escher in una casella, no? Cos'è Escher? Che tipo di artista è, no? E l'unico modo, forse, cioè l'unico che sono riusciti è definirlo surrealista, no? come Magritte oppure come Dalì. In realtà Escher è diverso, non può essere, perché Escher è molto più cervellottico di Magritte. Però Magritte, per esempio, se prendiamo quel famoso quadro, se non ricordo più il nome, dove lei c'è questa casa di notte col cielo invece di giorno, c'è un'opera di Escher che è notte e giorno, che è molto molto simile, no? Quindi c'è effettivamente in questo modo si può dire che Escher è surrealista. Magritte fa la stessa cosa, proprio per quando c'è quella famosa il quadro della pipa, no? Che è il quadro del quadro, cioè anche lì c'è questo gioco tra l'immagine e il suo significato, e sono cose che sono in qualche modo anche escheriane. E quindi Magritte, certamente degli artisti del Novecento, è quello che forse è più vicino a Escher. Lungo che tanto apprezzava, no? Invece ce ne sono altri, c'è Vassarelli, per esempio, no? Che fa queste cose, ma Escher di Vassarelli non lo considerava, diceva che non gli piaceva. Però se uno domandava ad Escher qual era l'artista suo preferito, diceva Magritte. Sì, non ci sono altre domande, ci avviciniamo ormai allora alla conclusione di questo incontro. Mi piaceva chiedere all'ingegnere, prima ci ha parlato dei dischi anni 70, Pink Floyd, che spesso si sono ispirati nelle loro copertine, oppure bootleg in cui sono state utilizzate le loro immagini, ma c'è stato anche qualcuno che ha chiesto direttamente ad Escher il permesso magari di usare le sue immagini? Per un disco, per una copertina? Beh, come ho raccontato, quelli che hanno usato per primi le immagini di Escher sono stati gli hippie, no? Però gli hippie, in California in particolar modo, hanno iniziato a usare le sue immagini senza chiedere il permesso di Escher, perché erano un po' natura, erano hippie, erano già contro il sistema in generale, quindi figurarsi a chiedere il permesso. L'unico, diciamo, che ha chiesto il permesso che era un inglese, Mike Jagger dei Rolling Stones, il quale infatti voleva fare, quando ha fatto Let It Bleed, un disco, voleva mettere in copertina un'immagine di Escher, quindi ha chiesto ad Escher se poteva farlo.
ed Escher, innanzitutto scrivendo una lettera dandogli del tu, no? Escher, quando ricevette questa lettera, infastidito, gli rispose innanzitutto: io sono il signor Escher per te, non mi chiamare Mauck, ma, e non gli diede il permesso. Sfortunatamente questo disco è uscito con una copertina insignificante, ed Escher ha forse perso un'occasione di collegarsi a questo grande gruppo. Ma Escher ha detto di no a tante persone, ha detto di no a Stanley Kubrick, lo chiamò quando ha fatto 2001 nel Silenzio nello Spazio. Sapete che conoscete la scena finale, no, del film, dove in qualche modo si vuole far capire che c'è la quarta dimensione, no? C'è questo immagini di questo monolite che gira, e Kubrick per realizzare questa scena chiese a Escher se lo poteva aiutare a fare questa scena, e Escher rifiutò, no? Perché lui era, come dicevo prima, lui si era chiuso nel suo mondo, gli piaceva fare queste cose, e questi stimoli esterni in realtà l'hanno sempre poco toccato. Bene, ringrazio i presenti della partecipazione, un applauso ovviamente all'ingegnere Federico Giudice Andrea, e ci diamo appuntamento nelle altre location e nei prossimi incontri. Grazie a tutti. Grazie.